Ogni giorno incontro gente che si lamenta perché non dimagrisce, che fa di tutto ma non dimagrisce. Allora io gli chiedo, ma realmente che cosa fai tu per dimagrire? Cioè, quali sono le tue abitudini? E allora sento tra le cose più assurde che non stanno né in cielo né in terra, ma questo non per colpa loro, per colpa dei media, dei social, della televisione che ci mettono nella nostra testa delle convinzioni che veramente sono assurde. Tra le abitudini più sbagliate c'è la caffeina. Ah, io bevo tanti caffè al giorno, non capisco perché non dimagrisco, visto che il caffè accelera il metabolismo. Sì, grazie al cazzo, il caffè accelera il metabolismo, ma se a pranzo mi mangi Burger King, alla sera vai in pizzeria, mi mangi una quattro formaggi, tu dimmi come fai a dimagrire, caro mio. Poi forse è meglio che riduci l'assunzione di caffè al giorno perché ti vedo un po' isterico e non hai idea degli effetti collaterali che ha il caffè a lungo andare, quindi stai calmo. Poi ci sono quelli che fanno uso snodato dei bruciagrassi. Bruciagrassi sono tutti quei prodotti che dicono aiutare il metabolismo, che puoi prendere in farmacia o puoi prendere su internet, ma l'uso smodato porta agli effetti collaterali. Perciò il tuo organismo andrà a rallentare tutti i suoi processi fisiologici per bruciare grassi da solo. Questo si traduce in un rallentamento ulteriore del tuo metabolismo, ma non solo, in una dipendenza da questi bruciagrassi se vuoi poi non ingrassare quando smetti. Altra usanza fantastica è la sauna. La sauna, quella che ti metti nell'addome, che trovi anche su media shopping, che ti fa bruciare un sacco e ti tira fuori degli addominali scolpiti, così tu d'estate puoi sfoggiare il tuo bel six pack in piscina e fare scalpore, avere tutte le ragazze sotto ai tuoi piedi. Bene, questa è una grande cazzata, perché tu stai sudando, ma stai sudando acqua, sali minerali, ti disidrati e quindi quando vai a casa ti bevi una bottiglia d'acqua e hai ripreso tutto, hai ripreso tutti i chili persi. Quindi non serve a una emerita minchia. E poi vogliamo parlare di quelli che al mattino sono fissati con le centrifughe? Ma voi sapete le calorie che ci sono dentro una centrifuga? Cioè la frutta è piena di fruttosio. Ok? Se lo prendete troppo fa ingrassare, è zucchero, ok? Non potete dimagrire con lo zucchero. E soprattutto non potete dimagrire solamente con una centrifuga e poi fate quel cazzo che volete durante il giorno, mangiate quello che volete, state seduti tutto il tempo, se fate un lavoro sedentario siete davanti ad un computer, se non fate un cazzo siete sdraiati nel letto, insomma. Non serve a una minchia neanche questa usanza. Quindi, tornando a noi, quello che veramente serve è una dieta fatta con un senso e un allenamento costante e regolare. Allenamento che si compone di cardio, quindi tutta l'attività aerobica possibile, immaginabile, e di allenamento con i pesi. Se fate queste due cose con regolarità e costanza potrete avere dei risultati duraturi nel tempo e quindi realizzare i vostri obiettivi. Altrimenti tutto il resto è un di più che non serve a niente, preso da solo. Se invece lo abbinate a queste due cose che vi ho detto, allora qualcosa potrebbe servire, nel senso che la sauna aiuta ad eliminare le tossine e quindi fa bene, non aiuta a dimagrire. Abbinato al resto può dare comunque dei benefici, ma non ti aiuta a dimagrire. La caffeina, anche quello, puoi prendere uno o due caffè al giorno, ma abbinato ad una dieta sana, abbinato all'esercizio fisico. Per quanto riguarda invece i bruciagrassi, beh, lì avrei qualcosa da ridire. Io comunque, fossi in voi, non li prenderei. Io non li ho mai presi e secondo me neanche voi dovreste prenderli. Per quanto riguarda invece le centrifughe, sono pienamente d'accordo, prendetele pure, perché sono importanti. Comunque nella frutta ci sono anche vitamine, sali minerali, quindi per carità sono a favore delle centrifughe. Se però mi dite che prendete le centrifughe per dimagrire, vi dico no, non servono a un cazzo, ok? Se dite che le prendete per altri motivi,
Allora vi dico, ok, va bene, prendete anche le centrifughe.